La Cassazione assolve il PM Maurizio Musco per tentata concussione. La soluzione definitiva dell'ex PM di Siracusa Maurizio Musco nel processo per tentata concussione che lo vedeva alla sbarra, una vicenda spinosa che risale al 2007 e che è stata ribattezzata con l'appellativo di Villa Corallo. Proprio in questa villa privata ad Augusta, durante una festa, ci fu una ispezione degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza megarese. La Cassazione ha respinto giudicandolo inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Messina contro la soluzione del magistrato da parte dei giudici della Corte d'Appello Peloritana. In primo grado il PM, che in estate è stato trasferito alla Procura di Sassari, aveva rimediato una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione. Si tratta della vicenda relativa a un controllo della polizia avvenuto nel 2007 in una villa privata ad Augusta dove era in corso una festa organizzata da un'associazione. Secondo l'accusa, Musco, il giorno successivo a quell'ispezione, avrebbe convocato nel suo ufficio gli agenti che erano intervenuti, iscrivendoli poi nella ricostruzione dei magistrati messinesi nel registro degli indagati per via di una denuncia su gravi irregolarità commesse nel corso del controllo presentata da un privato. L'inchiesta è stata aperta dopo un esposto contro Musco dell'allora dirigente del commissariato di Augusta, Pasquale Longi. Il PM è stato invece condannato in via definitiva in un altro processo a 1 anno e 6 mesi di reclusione per abuso d'ufficio in concorso, mentre per lo stesso reato l'ex capo della Procura di Siracusa, Ugo Rossi, ha rimediato una condanna a 1 anno.